Buonasera. Buonasera. Io parto subito in maniera demolitoria. Lei sa che io ho un rapporto molto difficile col carcere. Per fortuna non l'ho mai provato, però ciò nonostante ho un giudizio molto duro. Sono stato recentemente a fare una visita organizzata da Nessuno Tocchi Caino nel carcere di Turi, che mi dicono sia un buon carcere, non sia uno dei peggiori carceri italiani, ce ne sono di tremendi. Il carcere di Turi mi dicono che sia un buon carcere. Io da cittadino, da persona normale, sono uscito sconvolto da quella visita, non perché succedessero cose particolarmente gravi, succedeva esattamente quello che succede nelle carceri: persone chiuse nella gabbia, piccole stanze dove convivono per anni e anni 3, 4, 5 persone con un bagnetto dentro la cella. Io le faccio questa domanda provocatoria subito, sa che io provoco comunque, quindi è inutile aspettare, cominciamo subito. Ma lei pensa davvero che nel 2023 il carcere debba continuare ad essere quello che viene considerato dall'opinione pubblica l'unico strumento per applicare la legge, per garantire la legalità? Non credo che ci sia, lei è stato chiamato un mestiere molto difficile, perché penso che sia uno dei mestieri più difficili del mondo, quello di fare il capo del DAP, uno dei mestieri più difficili del mondo, perché io penso che lei continuamente debba vivere la contraddizione fra le necessità del suo lavoro e la durezza della vita delle persone che è chiamata a amministrare. Non pensa che dovremmo fare uno sforzo di modernizzazione, a pensare a altri sistemi di coercizione, di rieducazione, anche di pena? Io trovo il carcere una cosa inumana, le dico la verità. Guardi, la ringrazio molto per questa domanda. Io ho fatto per 38 anni il pubblico ministero e quindi ho cercato di mandare nel carcere le persone che ritenevo colpevoli e che i giudici ritenevano poi che fossero colpevoli, perché la legislazione nostra e la legislazione di quasi tutti i paesi del mondo prevede la sanzione penale come conseguenza della commissione di un crimine, di un reato. Lei ha visto il carcere di Turi, che è un carcere storico, avrà visto sicuramente la cella di Gramsci, certo. Le avranno raccontato che anche il presidente Pertini è stato ospite di quell'istituto penitenziario. Io altrettanto provocatoriamente le dico: guardi che lei ha in mente un carcere del passato. Io sto facendo il lavoro difficile, ma per me il lavoro più bello del mondo, perché ho accettato una sfida, quello di trasformare, di portare l'amministrazione penitenziaria alla fase 2.0. Quindi non è più la domanda carcere sì o carcere no, ma quale carcere? Quale istituto penitenziario? E le dico, noi abbiamo circa 13.000 detenuti che nei prossimi 24 mesi riacquisteranno la libertà. In tutto 22.000 detenuti nei prossimi 3 anni riacquisteranno la libertà. Attualmente sono nelle nostre galere circa 59.000 detenuti. In altri termini, nei prossimi 36 mesi quasi la metà dei detenuti riacquisterà la libertà. Quindi lo scopo della pena non è più quella finalità afflittiva che tutti immaginano come un portato necessario della sanzione penale. Lo scopo della pena, come dice, come vuole la Costituzione, è quello di provare a riabilitare, a trasformare, a redimere in senso sociale il detenuto. Perché tra 36 mesi ci ritroveremo tra di noi, nella società, 21.000-22.000 persone attualmente detenute. Io penso che lo sforzo che dobbiamo fare è quello di renderli migliori, offrire loro la possibilità di ritrovare se stessi, ritrovare un rapporto dimensionale con la società, quella società che loro hanno tradito
commettendo un crimine e che oggi offre loro la possibilità di trovare un lavoro, perché abbiamo potenziato moltissimo, e questa è in parte una ulteriore risposta alla sua domanda. Noi abbiamo potenziato moltissimo tutte le attività trattamentali. Io nel giro di un anno sarò in grado di offrire a più della metà dei detenuti del nostro paese una attività lavorativa. Oggi è poco più del 31%. Ho fatto un accordo con WeBuild, che è la più grande azienda multinazionale italiana che si occupa di costruzioni, ci hanno offerto 25.000 posti di lavoro. Ho accordi con TIM, Enel, con l'ASI di Caserta, hanno offerto migliaia di posti per i nostri detenuti. Saranno vagliate queste occasioni dalla magistratura di sorveglianza, ma noi offriremo la possibilità a detenuti di trovare un lavoro, di imparare un mestiere e di essere restituiti alla società, non sepolti dalle macerie di un carcere oscuro, ottuso, ma sono stati nostri ospiti e abbiamo dato loro una istruzione. Abbiamo 1.400 studenti universitari nei nostri poli penitenziari universitari, 22.000 studenti delle altre scuole di ogni ordine e grado tra i nostri detenuti. Abbiamo un campo di calcio e attività sportive in quasi tutti i penitenziari, 100 realtà teatrali nei nostri istituti. Guarda, io le auguro naturalmente di svolgere in questi anni un gran lavoro sui temi e sugli obiettivi che mi sta esponendo. Fra un anno e mezzo, magari due anni, ci torno dal carcere di Turi a guardare cosa è successo, non nella cella di Gramsci, che ho visto, molto suggestiva, però vede, proprio lì, io in quella visita la cella di Gramsci non mi ha fatto quasi nessuna impressione, mi hanno fatto l'impressione le celle vere, quelle con le persone dentro. Io le faccio questa domanda, questa è una domanda vera, una domanda nel senso che sono curioso della risposta. Non, vede, io sono vecchio, lei è più giovane. Quando io ero giovane in Italia c'era la mafia, che era fortissima e uccideva centinaia di persone, anche migliaia di persone ogni anno. C'era il terrorismo, quello rosso, quello nero, quello dei servizi, c'era il terrorismo, c'erano un numero di omicidi circa 10 volte, non so se 10 volte, insomma 7-8 volte superiore a quelli che ci sono adesso, e c'erano 22.000, 23.000, 25.000 detenuti, 30.000 detenuti. Oggi lei mi ha dato, sono 60.000, un dato preciso mi pare l'ha dato lei, sono 59.000. Come si spiega, naturalmente lei non c'entra niente in questo, è evidente che non ha, ma come si spiega che una società che si modernizza, che si liberalizza, che diventa più libera, più ricca, più invece sul piano penale ha una fortissima riduzione dei delitti e anche della pericolosità? Quando diciamo io ero giovane o ero ragazzo, le città italiane erano molto più pericolose di quello che sono oggi. E come si spiega che da una parte si è abbassato il crimine e il pericolo e dall'altra si è innalzato il numero dei detenuti? Non c'è un errore proprio concettuale in questo, e non c'è una contraddizione con la sua, con quello che mi ha raccontato lei fino adesso? Io non vedo una contraddizione. Intanto il numero dei detenuti, delle presenze dei detenuti è oscillante, quindi non c'è una linea che sale in assoluto. Abbiamo avuto situazioni di numerosità dei nostri ospiti sicuramente più rilevanti anche in anni passati. Indubbiamente lei ha sottolineato quella che è la tendenza al panpenalismo. Molto spesso si configura l'illecito penale perché sembra quella essere l'ultima risposta possibile per arginare un comportamento non voluto. Guardi, un premio Nobel per l'economia, Becker, ha analizzato con gli strumenti suoi propri da economista l'efficienza del causale di una pena e ha verificato che
l'efficienza, la risposta effettiva di una pena non risiede nella numerosità dei reati, quindi delle incriminazioni, e neanche nella elevatezza della pena, ma nella sua effettività. Quindi bisognerebbe puntare a ottenere procedure giudiziarie più rapide, processi più rapidi e definiti, e assicurare il mantenimento di quella pericolosità con anche gli strumenti carcerari. Però mi permetta di dire, la mafia non era un'emergenza del passato. La mafia oggi, sotto altri aspetti, si presenta nella nostra società. Io nel 1994 fui chiamato per conto della G6-G7 a stendere una relazione che riguardava la camorra. All'epoca lavoravo in procura a Napoli e commettendo un errore di valutazione, insieme con gli altri colleghi che si occupavano delle altre mafie, l'Ndrangheta e Cosa Nostra, noi imputammo il valore degli omicidi commessi, delle armi disponibili, costruimmo il valore dei clan sulla base di questi parametri. Allora c'erano 900 omicidi l'anno di mafia, e quindi quello ci sembrava un parametro per dimensionare il pericolo della mafia e il pericolo delle mafie. Oggi le dico che la mafia si è modernizzata come la società. La mafia agisce su piattaforme internazionali, la mafia agisce fornendo servizi crime as a service, cioè mette a disposizione di gruppi nazionali e internazionali le proprie capacità di intessere rapporti con la politica, con l'economia, con la finanza, con gli esperti in tecnologie digitali, con gli esperti in bitcoin. Questa è la mafia, quella che d'oggi, quella che non che ha smesso in parte di colpire con le armi da fuoco, ma che si è messa a inquinare le istituzioni, l'economia, tutta la società, e per questo riflette una pericolosità perdurante. Guardi, lei ha introdotto l'argomento che avrei voluto introdurre sempre provocatoriamente, non si aspetti da me domande non provocatorie, e allora le faccio questa domanda. Sì, da 900 omicidi a mi pare 40-45, ancora in discesa, ogni anno ce n'è qualcuno di meno, non solo, ma conta anche chi sono le vittime. 900 omicidi di una quindicina, ventina d'anni fa, in parte consistente erano persone esterne alla mafia. Oggi le vittime sono quasi tutte persone interne alla mafia, cioè sono tutti regolamenti di conti. Quando diciamo mafia diciamo Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra fondamentalmente, poi c'è pure quella pugliese, la più forte oggi credo che sia la Camorra, la 'Ndrangheta più ancora di Cosa Nostra. Io capisco il suo ragionamento e l'ho sentito già, è sempre pericolosa, però francamente quando si valuta un'emergenza che riguarda delitti di tipo finanziario, è un'emergenza che riguarda l'uccisione di 1000 persone, non sono la stessa emergenza. E per questo vengo alla domanda, quella che faccio a tutti, ma io sono fra la trentina di persone che ritiene che il 41 bis sia sbagliato, non credo che ce ne siano più di 30 in Italia, forse esagero, forse sono 25. Proprio ieri il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha negato a Cospito, al noto Alfredo Cospito, ha rigettato il reclamo contro il 41 bis, sebbene la DNA, la superprocura antimafia, avesse dato parere favorevole a togliere il 41 bis. Lei non crede che una legge d'emergenza, poi uno può valutare come vuole le leggi d'emergenza, a me non piacciono mai, però capisco che le leggi d'emergenza sono determinate da un'emergenza, e così non è una legge, ma la norma sul 41 bis fu decisa come emergenza alla fine degli anni 80. E quell'emergenza non c'è più, forse ci posso, non, questo non vuol dire che non c'è più la mafia, però una cosa è la mafia e una cosa è l'emergenza mafia. Se si passa da 900 a 45 morti ovviamente cambiano le condizioni. Perché c'è ancora il 41 bis, che pure viola tante norme sia della nostra Costituzione, perché lei mi ha appena descritto un carcere che è lontano quello che lei vorrebbe, che è lontano le 1000 miglia dal 41 bis, mi ha proprio descritto
detto il percorso contrario a quello del 41 bis, penso che qui lo sappiano tutti, ma insomma diciamo il 41 bis è quell'articolo del regolamento carcerario che prevede il carcere duro, quello che viene chiamato comunemente anche dai magistrati il carcere duro, e questa parola è incostituzionale, diciamo, non si dovrebbe mai neanche pronunciare, oltre a violare le norme internazionali, lei conosce il codice Mandela che prevede. Ma è possibile che noi nel 2023 non siamo in grado di affrontare la lotta per la legalità senza ricorrere a strumenti eccezionali e oggettivamente non costituzionali? Dunque, intanto la legge sul 41 bis nasce come emergenza, però dal 2002 è stata stabilizzata, quindi si è preso atto che è diventato uno strumento necessario, ordinario. Poi carcere duro, io l'ho sentito soltanto nei dibattiti giornalistici. No, anche dei magistrati. Gratteri parla sempre di carcere duro, ha sempre usato questa espressione, okay. Non solo lui. Diciamo, i giuristi fanno riferimento a carcere sicuro, ed è quello che la polizia penitenziaria e i reparti specializzati del GOM all'interno degli istituti usano per garantire la sicurezza e l'ordine, e soprattutto per una finalità specifica, la finalità per la quale nasce questo regime speciale, quello di impedire che un mafioso che ha rivestito un ruolo apicale importante e nell'ambito del proprio clan di appartenenza possa continuare a commettere crimini, a dare direttive e a ricevere informazioni anche stando in carcere. Questa esigenza è tuttora attualissima. Potrei condividere con lei una serie di ordinanze cautelari che fanno riferimento a casi molto recenti di mafiosi di medio livello che, non essendo ristretti nel regime speciale del 41 bis, ampiamente continuano i loro affari criminali dando indicazioni a chi li va a trovare, ai familiari, ai congiunti, e danno indicazioni su come proseguire l'attività criminale in attesa del loro ritorno. Affidano il comando dei clan di appartenenza, stabiliscono investimenti, danno l'ok per la commissione di quei pochi, se 40 omicidi di mafia all'anno sono pochi, di quei pochi omicidi di mafia che tuttora avvengono. Noi dobbiamo eradicare questi settori della mafia più avveduta, quelli che hanno fatto scempio del nostro paese e nel corso degli anni hanno sottratto la vita a troppi servitori dello Stato, a giornalisti, a sindacalisti, a gente comune. Per far questo dobbiamo isolarli non con un carcere duro. Le dico che stiamo rivedendo, proprio in quella chiave costituzionale che lei ha riconosciuto essere alla base del mio dire in relazione alla domanda precedente, stiamo rivedendo la circolare che regola il 41 bis. Sarà un 41 bis costituzionalmente ineccepibile. Sarà eliminato qualunque ipotesi di trattamento in qualche modo vessatorio. Non ci sarà nessuna differenza con gli altri detenuti, se non tutte quelle differenze che impediscano nella maniera più assoluta che questi criminali speciali possano continuare a svolgere questa attività dannosa per la società intera. Quindi il 41 bis per il momento rimarrà, sarà un nuovo 41 bis, è già passato al vaglio delle corti di giustizia nazionali e internazionali, quello attuale. Quello nuovo sarà fatto sulla base di audizioni che, in una vocazione molto, come dire, avanzata, mi permetto di dire, abbiamo inteso assumere, attraverso le audizioni dei magistrati di sorveglianza. Abbiamo audito docenti universitari e quindi procederemo alla revisione di questa circolare in questo senso. Sicurezza, ordine e impermeabilità di questo regime, per il resto trattamento uguale a tutti gli altri detenuti. Beh, io sono contento che lei mi annunci la fine del 41 bis. Non me l'aspettavo. Spero che il nuovo 41 bis non assomigli troppo al vecchio o al vecchissimo 41 bis e che si riesca a tornare nelle regole stabilite dalla Costituzione, che lei conosce meglio di me, che proibisce trattamenti crudeli, e anche delle norme internazionali che proibiscono
l'eccesso dell'isolamento, anche perché io sono convinto di una cosa, di un principio assoluto, forse un po' antimachiavellico, che il fine non giustifichi i mezzi e che i mezzi siano talvolta addirittura più importanti dei fini. Per cui sono contento che lei mi dice che si sta rivedendo il 41 bis e spero che diventi 41 tris, quater, quinques e che sia diverso da quello precedente. Le voglio porre un problema forse particolare, però che io sento molto intensamente, che emerge di rado, però talvolta emerge, la questione delle mamme che stanno in prigione, talvolta senza i propri bambini piccoli, talvolta con i bambini piccoli dentro le celle. Poi ci sono alcune strutture che funzionano, altre che non funzionano, però il problema a me pare un problema di umanità essenziale. Io credo che non si possa tenere una mamma in prigione con un bambino di meno di 3 anni, di 4 anni, di 5 anni, anche se ha commesso dei reati, anche se ha commesso dei reati gravi, che bisogna trovare delle soluzioni alternative. Non sono tantissime, capisco che il problema può essere considerato piccolo, perché adesso non ho il numero esatto, ma siamo sicuramente sotto le 100 unità, forse anche sotto le 50. E però lei non crede che questo problema va risolto non solo per i diritti di ogni singola persona, anche di ogni singola mamma, ma anche per dare un segnale, nel senso che o il carcere dà il segnale mi umanizzo, oppure è un segnale molto brutto per tutta la società, perché quando passa il concetto non me ne importa niente, se ha commesso un delitto muoia nella Genna, passa un concetto che infanga il nostro popolo. Guardi, questo è un concetto lontanissimo dalla realtà. Io l'umanità, prima ancora che come dettato costituzionale che deve guidare la pena, deve guidare l'esecuzione della pena nel rispetto della dignità del detenuto, io l'umanità l'ho trovata nella nostra polizia penitenziaria, nei nostri operatori che quotidianamente sono a contatto con i detenuti. È una umanità che non è una umanità fatta di carità, è una umanità che riconosce l'altro da sé, che riconosce l'altro da sé che ha sbagliato e che riconosce il proprio ruolo istituzionale. La nuova polizia penitenziaria, la nuova amministrazione penitenziaria è lontana, anni luce, anche dagli spettri di violenze di aggressioni di gruppo. Noi abbiamo avviato proprio in questi mesi nuove politiche anche di affinamento delle nostre capacità di reazione. Avvieremo dei corsi professionalizzanti molto intensi, diretti a tutti i 38.000 poliziotti penitenziari di MGA. È un metodo di autodifesa globale. Quindi noi insegneremo ai nostri agenti ad impiegare solo il minimo della forza necessaria per difendersi dalle aggressioni. Quindi, sgomberato lo scenario di questo carcere tetro e anche dove non c'è l'umanità, perché è lì che invece troviamo a piene mani l'umanità, le dico, la questione delle donne detenute, delle donne madri, come proporzioni, sì, in realtà ci sono 22 oggi le donne madri, noi abbiamo 4 istituti con sezioni specializzate dove sono ospitate, quindi attualmente non c'è neanche un problema di sovraffollamento, sono seguite benissimo anche dagli operatori sociali, dai funzionari psicopedagogici. C'è il dato in sé della norma che prevede che laddove ricorra una eccezionale pericolosità, anche la donna con incinta o con bambino inferiore a 6 anni possa essere ristretta. Ancora una volta qui gioca l'altra faccia della medaglia. Non rinunciare tout court alla pena, la sanzione penale carceraria, ma modularla in maniera tale che essa sia conforme al dettato costituzionale. Noi ce la mettiamo tutta come amministrazione penitenziaria e, ripeto, mi consenta di dare un forte e un grande ringraziamento per lo sforzo quotidiano che 38.000 poliziotti penitenziari appartenenti all'area della dirigenza penitenziaria. Abbiamo una carenza di 10.000 unità. È una carenza che farebbe tremare i polsi, lo dico di nuovo, a qualunque manager, a qualunque organizzatore. Immagini un ospedale
in cui manchino 10.000 unità rispetto a 38.000. Noi continuiamo ad accogliere ai nostri pronti soccorsi sociali i detenuti che la magistratura ci invia e continuiamo a inventarci occasioni di riabilitazione e di recupero. Guardi, sempre più provocatoriamente le propongo una soluzione per i 10.000 agenti in meno. Liberiamo 20.000 persone dal carcere e abbiamo risolto l'assenza di personale. Ma può sembrare una battuta, ma fino a un certo punto, e ora le dico perché. Perché le pongo il problema del cautelare, della prigione cautelare. Noi sappiamo che ci sono circa un quarto, circa il 25% credo, dei detenuti che sono in attesa di giudizio, che non sono, forse anche di più, adesso poi bisogna distinguere fra quelli che aspettano il primo grado, quelli che aspettano il secondo, comunque sono un numero molto consistente, più di un quarto dei detenuti sono per noi innocenti, e non solo sono per noi innocenti, ma sappiamo che statisticamente almeno la metà di loro risulterà poi del tutto innocente e quindi noi sapremo ex post che abbiamo tenuto in prigione per 15 giorni, per 2 mesi, per 6 mesi, talvolta per 1 anno, per 2 anni, per 3 anni delle persone innocenti. E questa pure è un'emergenza, perché molti dei ragionamenti che lei fa partono dal presupposto della colpevolezza delle persone di cui stiamo parlando e quindi della necessità, come ha detto sin dall'inizio, di con grande umanità e con rispetto del diritto esercitare l'azione penale. Però noi sappiamo che almeno il 15% diciamo, di quelli che stanno in prigione risulteranno poi innocenti. Non è un problema, e non crede lei che troppo spesso in Italia la carcerazione preventiva venga usata come strumento di indagine? Perché sa, l'inquinamento delle prove, quando spesso arrestano una persona dopo 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi, magari anche che già conosceva che c'erano delle indagini su di lui o su di lei, l'inquinamento delle prove è improbabile, la possibilità di fuga oggi è quasi impossibile, o comunque difficilissima, tranne che per persone ricchissime in pochi paesi. La reiterazione del reato, una volta che è arrivato l'avviso di garanzia, non... molto spesso si arresta per fare le indagini e questo però non è una cosa che può funzionare. Io so che in Francia fu abolita nel 700 la tortura, non perché considerata crudele, ma perché fu stabilito che essendo la tortura al tempo stesso un sistema di indagine e una pena, non poteva funzionare, era illegale, perché bisogna sempre tenere l'indagine separata dall'esercizio della pena. Noi con la custodia cautelare teniamo insieme l'indagine e la pena, non credo che sia un grande problema giuridico della nostra società. Allora, i numeri in realtà sono un po' più bassi, sono circa sì. 9.000 su 59.000, di cui 4.500 innocenti, ragionevolmente. Anche questo numero credo che finisca per essere un po' più basso, ma anche se si trattasse di 1.000 innocenti che detenuti in custodia cautelare che risultassero innocenti, sicuramente questo è qualcosa che dobbiamo respingere. Io nella mia esperienza ho incontrato giudici per le indagini preliminari, giudici dell'udienza preliminare, del riesame, giudici dibattimentali, sono loro che applicano le misure cautelari. Io non ho mai avuto la sensazione che lo facessero per compiacere il pubblico ministero, che è quello che fa le indagini. Chi applica la misura cautelare è un giudice e di solito non è quello che ha interesse ad estorcere, tra virgolette, una confessione o strumenti investigativi. Anche questo penso che sia una impostazione, un retaggio di una realtà che è molto più marginale rispetto alla verità. Adesso le investigazioni si fanno in maniera moderna, noi abbiamo reparti come Polizia Penitenziaria che il mondo intero ci invidia, perché siamo in grado di fare il decoding, il detecting degli atteggiamenti di radicalizzazione. Abbiamo il più efficiente sistema di
monitoraggio per cogliere i segnali di radicalizzazione dei soggetti sospettati di essere terroristi di tipo religioso. Abbiamo come prima forza di polizia nel nostro paese stretto una convenzione con l'ENAC, avremo i primi piloti di droni, i sistemi di pilotaggio remoto in chiave difensiva per difendere i nostri istituti penitenziari dalle irruzioni dei droni con cui tentano di introdurre droga, armi e altri oggetti all'interno dei penitenziari. Utilizzeremo in maniera intelligente l'intelligenza artificiale, non per profilare i detenuti, ma per fornire strumenti ulteriori per rendere sicura la vigilanza e la permanenza anche ai nostri detenuti all'interno degli istituti carcerari. Quindi andiamo verso una realtà più moderna a 360 gradi, la tortura non ci appartiene in nessun senso. Guardi, stiamo per finire il tempo, le faccio quest'ultima domanda. Io credo, sì, mi dicono che anche esagerando un pochino, non più del 10% dei detenuti siano detenuti altamente pericolosi. La stragrande maggioranza della popolazione carceraria non è considerata altamente pericolosa. Ora, nel momento in cui noi dovessimo considerare il carcere più che uno strumento di punizione, uno strumento di controllo civile e sociale, non sarebbe logico aumentare moltissimo le pene alternative e far diventare il carcere davvero una struttura e una categoria assolutamente d'eccezione? Allora, diamo questo dato. Oggi ci sono 730 persone detenute in regime 41 bis e possono essere considerati altamente pericolosi. Esistono circa 10.000 detenuti in massima sicurezza. Anche questo gruppo può essere considerato pericoloso. Quindi su 59.000 detenuti, circa 11.000 non sono di scarsa pericolosità. Detto questo, sicuramente la probation, come viene internazionalmente definita l'utilizzazione di misure diverse da quelle detentive, ha uno spazio importante e lo avrà sempre di più negli anni a venire. Il ministro Nordio intende molto puntare su questo e sull'aspetto della giustizia riparativa. Anche questo è un po' il compito del mio dipartimento, di chi deve curare l'esecuzione della pena. La pena deve assomigliare sempre meno ad un dato afflittivo, cioè il dato intrinseco della limitazione della libertà, ma noi dobbiamo spostare l'asse della nostra azione verso questo insegnamento volto al recupero di un ruolo sociale del detenuto, e il ruolo sociale del detenuto passa attraverso la comprensione dell'errore fatto, quindi la giustizia riparativa, misure diverse dalla detenzione o che consentano periodi durante il giorno o durante la detenzione stessa protratti per effettuare lavoro all'estero, lavoro all'esterno, attività che lo impegnino a ricostituire un rapporto positivo con i propri simili, sicuramente è la strada del futuro. Mi pare che il tempo è finito. Io la ringrazio di avermi dato qualche speranza che il suo lavoro, le faccio i migliori auguri non tanto per lei ma per i carcerati, perché spero che il suo lavoro migliori le condizioni delle carceri. Poi le faccio due raccomandazioni. Una vera, ed è quella di ascoltare Nessuno Tocchi Caino, perché è un'associazione importante che viva dentro le carceri, che conosce. L'altra, forse un po' esagerata, secondo me le carceri andrebbero abolite. La ringrazio per l'augurio che estendo anche a chi deve operare con i detenuti, quindi ancora una volta ai miei col 38.000 collaboratori. Io non so se sia giunto il momento per l'abolizione del carcere. Quello che è il nostro impegno è quello di far sì che attualmente il carcere risponda alle finalità costituzionali previste dall'articolo 27, e le assicuro che non lesineremo alcuno sforzo in questa direzione. Grazie.